Com'era la Terra all'epoca dell'ultimo oceano del mondo? Più di 300 milioni di anni fa, prima dell'arrivo dei primi dinosauri, la Terra non aveva 7 continenti come oggi. Abbiamo sempre saputo dell'esistenza di questi 7 continenti, ma la Terra non ha sempre avuto lo stesso aspetto. Milioni di anni fa, al posto di queste 7 terre, c'era un unico enorme supercontinente chiamato Pangea, a sua volta circondato da un unico oceano, la Pantalassa. Oggi i nostri continenti sono sinonimo di differenze topografiche, geologiche e climatiche. La flora e la fauna sono molto diverse da un continente all'altro. Gli animali del deserto africano non vivono fianco a fianco con le foreste tropicali dell'Indonesia. Non sarebbero in grado di sopravvivere in un ambiente simile. Ma che dire della vita in un unico continente e in un unico oceano? Come potevano convivere tutte queste specie? Il clima era unico e simile in tutta la terraferma? Cosa sappiamo esattamente di queste antiche terre? La flora e la fauna di quell'epoca sembrano molto lontane mentre parliamo, ma non sono poi così lontani. Nella scala della vita sulla Terra, questi esseri viventi sono molto più vicini a noi di quanto si possa pensare. La Terra è nata oltre 4 miliardi di anni fa e questi animali sono vissuti solo poche centinaia di milioni di anni prima di noi. Molti eventi accaduti milioni di anni fa hanno avuto un impatto sul mondo che conosciamo oggi. Un fenomeno che si è verificato circa 200 milioni di anni fa e che continua ancora oggi. Questo fenomeno è la dispersione di Pangea. La sua formazione ha richiesto quasi 200 milioni di anni, fino alla fine del Permiano. Ci sono poi voluti altri 200 milioni di anni per la sua disgregazione e dispersione, dal Triassico a oggi. Questa dispersione è ancora in corso oggi, prima di formare un nuovo supercontinente tra circa 250 milioni di anni. Caro viaggiatore, ben trovato! Oggi esploriamo i fondali marini per saperne di più sugli esseri viventi che un tempo abitavano questo oceano unico. Com'era la Terra all'epoca della Pantalassa? Chi viveva in questo vasto oceano? Quali animali hanno lasciato il loro segno su Pangea? Quali paesaggi abbiamo incontrato? Prima di partire per la vostra prossima avventura, mettete un like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi nulla. Siete pronti? Allora salite a bordo e tenetevi forte. Stiamo per attraccare su Pangea. Siamo nel Carbonifero. Probabilmente vi siete un po' persi, sia nel tempo che nella geografia. Per rispondere alla prima domanda che probabilmente vi verrà in mente, quando siamo? Siamo tra i 360 e i 300 milioni di anni fa, durante uno dei periodi geologici che compongono il Paleozoico. Il Paleozoico, che dura in totale 288 milioni di anni, è suddiviso in 6 periodi. È durante il Paleozoico che la vita ha vissuto una nuova svolta evolutiva. Nel Precambriano iniziò addirittura a diversificarsi, in particolare durante la cosiddetta esplosione cambriana, 541 milioni di anni fa. È sempre in quest'epoca che la vita è emersa dall'acqua e ha conquistato la terraferma. Alla fine del Paleozoico si verificò la più grande estinzione di massa mai avvenuta, con la scomparsa del 95% delle specie marine e del 70% dei vertebrati terrestri. Ma è anche durante una parte dell'era paleozoica che ha avuto inizio la formazione di Pangea e dell'oceano Pantalassa. È qui che inizia il nostro incredibile viaggio.
Per collocarsi con maggiore precisione, è necessario conoscere i principali punti di riferimento che compongono la scala stratigrafica del nostro pianeta. Essa inizia con i primi momenti della sua formazione, circa 4,5 miliardi di anni fa, e prosegue fino ai giorni nostri. Il Paleozoico comprende sei periodi: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonifero e Permiano. Il Carbonifero si colloca subito dopo il Devoniano e subito prima del Permiano. Il nostro viaggio inizia qui, durante questo periodo cruciale della nostra storia, 359 milioni di anni fa. Fu allora che due supercontinenti, Proto-Gondwana e Laurasia, si scontrarono. Questo evento avrebbe cambiato il corso della storia della Terra, modellando i suoi paesaggi e influenzando la vita sul continente e nelle acque marine. Prima di parlare della collisione di questi supercontinenti, sarebbe interessante saperne di più sui due continenti che hanno formato Pangea, non credete? Proto-Gondwana è nata dalla fratturazione di Rodinia, circa 750 milioni di anni fa. Questa frattura diede origine al Gondwana orientale e al Gondwana occidentale. Qualche milione di anni dopo, circa 600 milioni di anni fa, questi due continenti si scontrarono. Si scontrarono con il Cratone del Congo. Questa collisione ha portato a una nuova formazione continentale, le montagne panafricane. Questa formazione montuosa e i meccanismi geologici che ne sono alla base sono noti come orogenesi. Gradualmente dalla Gondwana, che si trovava verso il polo sud, si staccarono dei terranes, cioè pezzi o frammenti di continenti. Questi blocchi sono andati alla deriva verso nord. La Laurussia, nota anche come vecchio continente di Arenaria Rossa, è un supercontinente che si è formato durante il Siluriano, quando i continenti di Laurentia, Baltica e Avalonia si sono scontrati. Tali fenomeni hanno inevitabilmente avuto un impatto sulla faccia della Terra e sull'evoluzione degli organismi viventi. Questa nuova collisione è sinonimo di una nuova orogenesi, l'orogenesi caledoniana. Ora che avete seguito la loro nascita, siete pronti ad assistere alla loro collisione, la collisione di due supercontinenti. Tutto inizia con loro. Come potete vedere, Proto-Gondwana sta lentamente andando alla deriva verso nord e inizia la sua collisione con il supercontinente Laurussia. Questo fenomeno è durato milioni di anni ed è ancora attivo oggi, grazie alla tettonica a placche. Da quel momento in poi, un fenomeno si susseguì all'altro. L'oceano centrale si chiuse, la catena montuosa ercinica si innalzò, l'oceano Urale si chiuse e i monti Urali si innalzarono. Durante questa trasformazione terrestre, il nostro pianeta era tutt'altro che azoico. Gli esseri viventi hanno assistito agli inizi della formazione di Pangea alla fine del Carbonifero. La Terra era già vegetata, il suolo terrestre conquistato da poche specie e l'oceano brulicante di vita. Pangea è ancora nelle primissime fasi della sua formazione, ma questa lenta progressione sta già avendo un impatto sulla vita. Vi vedo ammirare il panorama del Carbonifero che si dispiega davanti ai vostri occhi. Probabilmente avete qualche domanda su questo paesaggio e vi piacerebbe saperne di più. Attraverseremo alcuni di questi siti per scoprire chi vi si nasconde. Venite a seguirmi. A questo punto, alla fine del Carbonifero, la vegetazione stava già diventando abbondante.
c'erano molti esemplari della famiglia delle filicofite, felci e alberi di varie dimensioni. C'era anche un'esplosione di piante da seme e conifere. Questo è il paesaggio che state osservando e che, una volta fossilizzato molti anni dopo, ha dato origine ai depositi di carbone. Il carbon fossile è una roccia carbonacea sedimentaria che corrisponde a un grado specifico di carbone. Di colore nerastro, deriva dalla carbonizzazione di organismi vegetali. Per questo motivo il periodo è noto come carbonifero. Questi grandi depositi di carbone sono dovuti alla comparsa di alberi con corteccia e in particolare di quelli con corteccia legnosa, ma anche alla diffusione di vaste paludi e foreste in Nord America e in Eurasia. La formazione di queste paludi fu indubbiamente favorita da un livello del mare molto basso. Qui si possono osservare grandi alberi, tra cui il Lepidodendron, un membro della famiglia delle licofite arboree alto 40 metri, il Calamites, alto 10 metri, che assomiglia molto agli equiseti che conosciamo oggi, la Sigillaria, la Neuropteris e, naturalmente, le felci arboree, come la Sphenopteris. A pochi metri di distanza, un altro grande albero occupa molto spazio. Si tratta di un Glossopteridium. È una pianta decidua, può raggiungere i 30 metri di altezza. Questo albero ci dice molto sul clima dell'epoca. Infatti, il legno del suo tronco e dei suoi rami presenta degli anelli, suggerendo che il clima all'epoca aveva stagioni distinte. L'apparato riproduttivo dell'albero, il tipo di frutto che si vede all'estremità del ramo, è chiamato in questa specie Dictyopteridium. Assomiglia un po' a un baccello di pisello semiaperto. Al suo interno, questa foglia a forma di baccello, ospita gli ovuli della pianta. Affinché l'operazione funzioni e dia vita a un nuovo albero, il granello di polline, il microsporangio che si trova sul bordo delle foglie fertili maschili, in questi piccoli grappoli, deve trovare la strada per gli ovuli. Il sistema riproduttivo maschile si chiama eretmonia. Poco più avanti si può osservare un gruppo di conifere gemelle che potrebbero essere definite conifere primitive o arcaiche. Si tratta delle Cordaites lungatus. Le foglie delle Cordaitales assomigliano a lunghi nastri, con venature parallele che a volte possono dicotomizzarsi, cioè dividersi in due. C'è anche un'intera famiglia di pteridospermale che abbonda qua e là, composta dalle cosiddette felci da seme. La Sphenopteris, che abbiamo visto in precedenza, appartiene a questo gruppo. La fronda di questo tipo di felce può raggiungere i 50 cm di lunghezza. Come si può immaginare, tutta questa vegetazione ospitava molte specie animali. Per il momento sono rimaste abbastanza discrete, ma credetemi, viste le dimensioni di alcune di esse, è difficile che ci sfuggano. Seguitemi, torneremo un po' sui nostri passi e ci avvicineremo a questo specchio d'acqua paludoso. È il momento perfetto per parlare dell'innalzamento delle acque. Questo evento è durato milioni di anni ed è iniziato poco prima dell'inizio del periodo carbonifero, verso la fine del Devoniano. Questo graduale adattamento della fauna da un ambiente acquatico a uno terrestre è una tappa fondamentale nell'evoluzione degli organismi viventi. Apparso durante il Devoniano, il pesce stegacefalo, Ichthyostega, è un importante elemento evolutivo. È l'anello mancante tra i pesci crossopterigi e gli anfibi. Il suo corpo è molto più adatto a combattere la gravità, perché sulla terraferma tutto cambia, dato che l'acqua non svolge più il ruolo di ascensore.
la muscolatura e la struttura ossea sono rafforzate. Ciò consente a questi animali di muoversi più facilmente senza spendere notevoli energie per farlo. Ma questi non sono gli unici criteri che si sono evoluti. A differenza di Elginer Peton Pancheni o Obruche Victis Gracilis, entrambi Stegocephales, Ictiostega, è molto più adatto alla vita sulla terraferma. Secondo le ultime indagini, si sarebbe mosso come i pinnipedi, i leoni marini o le foche, ad esempio. Quello che non si vede, però, è il modo in cui respira. Ha i polmoni, ma usa anche le branchie per evacuare l'anidride carbonica. Il suo sistema respiratorio è una perfetta via di mezzo, metà acquatico e metà terrestre. Grazie a queste nuove capacità, questi anfibi primitivi possono ambire a nuovi territori, soprattutto alle zone umide. Gli specchi d'acqua servono principalmente come zone di riproduzione, ma non sono più il loro ambiente di vita al di fuori della stagione degli amori. Nel corso di milioni di anni, grazie alla natura abbondante e alla vegetazione lussureggiante, gli animali sono riusciti ad andare d'accordo, a svilupparsi e a moltiplicarsi. Insetti alati, millepiedi, ragni, scorpioni, anfibi e rettili hanno vissuto tra equiseti, felci giganti e le prime conifere. La foresta del Carbonifero brulica di vita. Eppure, per quanto paradossale possa sembrare, pochissimi di questi vertebrati e invertebrati sono vegetariani. Proprio così. Questa dieta non era ancora presente nel menù delle specie che popolavano il suolo terrestre in quel periodo. E lasciate che vi avverta, questa è ben lungi dall'essere la loro unica particolarità. Il Carbonifero è l'età dei giganti. Infatti, questo è uno degli altri fatti importanti da notare su questo periodo. Se il Giurassico e il Cretaceo sono noti per essere terre di giganti, dove vivono dinosauri colossali, anche il Carbonifero ha al suo attivo esemplari di dimensioni straordinarie. Basta guardare le dimensioni imponenti di questi insetti primitivi. Ecco uno, Stenodictia, un insetto volante primitivo che misura circa 9 cm. Un altro membro della famiglia dei paleodittidi è Dumbaria fasciipennis. Come si può notare, anche i cerci, le appendici situate sul segmento posteriore dell'animale, sono molto lunghi rispetto al resto del corpo. A volte sono lunghi il doppio della lunghezza dell'addome. Nella nostra Dumbaria queste appendici erano probabilmente organi sensoriali, ma per alcuni sono anche un'arma a tenaglia o un organo riproduttivo. Sebbene questo esemplare abbia dimensioni piuttosto generose, è ben lontano dal raggiungere le misure della libellula gigante, Meganeura moni, con la sua apertura alare di 70 cm. Sebbene le sue dimensioni siano impressionanti, non pesa molto considerando l'ampiezza delle sue ali, appena 150 grammi. Come si può vedere, ama le zone umide, vive vicino a fiumi e specchi d'acqua, come questa vasta distesa di paludi. La Meganeura è un super predatore. Caccia in volo e può compiere alcune imprese grazie alle sue efficienti ali, perfette per garantire rapidi cambi di direzione. Inoltre, ha una visione a 360 gradi. Nessuna preda sfugge alla sua vista penetrante. Infine, ha anche zampe forti e spinose. Questo le permette di afferrare la preda con grande facilità. Questa libellula non è l'unica a vantare dimensioni vertiginose per gli insetti. I millepiedi del Carbonifero sono altrettanto impressionanti. Qui si tratta di un Acanther pestes, misura circa 50 cm. 50 cm di lunghezza! È già impressionante per un animale di questo tipo, almeno secondo la nostra immagine attuale. Ma l'Artropleura batte questi record con un ampio margine, con una lunghezza di quasi 1,5 metri. Questo Artropleura armata
può addirittura raggiungere i 2,5 metri di lunghezza e pesare circa 50 kg. È uno dei più grandi invertebrati terrestri mai scoperti. Fortunatamente per noi, questo animale è un erbivoro, ma questo non gli impedisce di essere incredibilmente carismatico. Il suo corpo appiattito era composto da 30 segmenti articolari. Ognuno di essi era coperto da due placche laterali, ma anche da una placca centrale. Un'altra specie altrettanto impressionante per le sue dimensioni è Megarachne cervinei. Si tratta di un membro della famiglia degli Euripteridi, animali per lo più acquatici, che sono stati soprannominati scorpioni di mare. Ma questo esemplare è un po' speciale. È una delle rare specie di Euripteridi terrestri. Il Megarachne cervinei assomiglia a un ragno. Questo aracnide primitivo è piuttosto imponente, grande come un volto umano. Abbastanza da sorprendere e spaventare chi non prende queste bestioline come amiche. Il corpo è lungo 34 cm, con una distanza tra le zampe superiori che può raggiungere i 60 cm. Se tutte queste creature sono giganti, è perché l'ambiente in cui vivono si presta alla loro crescita vertiginosa. Durante il Carbonifero, imponenti foreste pluviali ricoprivano il pianeta, intrappolando il carbonio e aumentando i livelli di ossigeno nell'atmosfera. Poiché ragni e insetti hanno bisogno di molto ossigeno per crescere, le condizioni erano ideali per loro. Il gigantismo del Carbonifero degli artropodi, animali con zampe snodate e corpi segmentati, come il millepiedi gigante Artopleura, la libellula gigante Meganeura e anche gli anfibi, si spiega quindi con l'alto livello di ossigeno nell'aria. All'epoca era vicino al 35%, invece dell'attuale 21%. Ma non è l'unica ragione. Potrebbe anche essere la virtuale assenza di predatori e l'abbondanza di cibo abbiano favorito la loro crescita vertiginosa. Questi insetti e ragni giganti avevano pochissimi nemici. Per la maggior parte erano in cima alla loro catena alimentare. Ma il gigantismo non era limitato a questi animali. Anche gli anfibi avevano la loro categoria di pesi massimi. Mentre siamo ancora nel periodo carbonifero, vorrei presentarvi i primi anfibi tetrapodi. L'ambiente caldo e umido, unito all'ampia disponibilità di ossigeno atmosferico, ha contribuito allo sviluppo di molte di queste specie. Eccone una. Ci sta aspettando pazientemente sul bordo di questo specchio d'acqua. Probabilmente è a caccia. Non avviciniamoci troppo o perderà il suo pasto. Questo è un Actinodon. Come potete vedere, ha l'aspetto di un coccodrillo. Ha una testa triangolare fatta di ossa scolpite e saldate insieme, come i coccodrilli di oggi. Tuttavia, appartiene alla classe degli anfibi e alla famiglia degli Eriopoidi. Ha un prefrontale più lungo e una punta appuntita. Se la testa appare piuttosto grande, non è così per gli occhi e le narici, che formano semplici piccole aperture sul viso. Ha una forma piuttosto tozza e piatta e una lunghezza media di 80 cm. Se ci si avvicina un po' di più, si possono vedere i suoi denti. È un carnivoro con denti affilati che gli permettono di afferrare le prede. Un altro animale molto simile a questo appartiene al gruppo degli stegocefali. Si tratta del Pederpes. È, per così dire, un anfibio in senso lato, ma non appartiene al gruppo degli anfibi moderni secondo la tassonomia cladistica. Inala l'aria attraverso un'azione muscolare, a differenza degli anfibi che pompano l'aria nei polmoni attraverso le sacche della gola. Come molti dei primi anfibi apparsi nel Carbonifero,
aveva una configurazione corporea molto simile a quella delle attuali salamandre. Una cosa è certa, è un tetrapode. È un animale vertebrato con uno scheletro, due paia di arti e respirazione polmonare. I tetrapodi si sono evoluti dai tetrapodomorfi, che a loro volta discendono dai pesci con le pinne al lobo. Questo è probabilmente il motivo per cui sembra un mezzo pesce. Se non fosse per le zampe, potrebbe essere scambiato per un pesce. Le zampe confermano che non lo è. I piedi sono rivolti in avanti. È quindi perfettamente adattato alla vita sulla terraferma. Tuttavia, questo non gli impedisce di cacciare in acqua e di muoversi agevolmente in un ambiente acquatico. Infatti, il suo udito è più sviluppato in acqua che sulla terraferma. Probabilmente utilizzava questa capacità per cacciare. Questo per quanto riguarda gli animali terrestri del Carbonifero. Ma che dire degli animali acquatici? Quali animali abitavano gli oceani all'alba del Pantalassa? Anche in questo caso possiamo dire che la fauna e la flora si sviluppano, si diversificano e si arricchiscono sempre più su entrambi i lati di questa vasta distesa di acqua salata. La natura è molto recente sulla terraferma nel periodo del Carbonifero, ma si è affermata da tempo nell'oceano. La natura è rigogliosa sui fondali marini e molte specie sono fiorite. Nel corso di milioni di anni, i coralli si sono espansi e diversificati. Sono riusciti a formare estese barriere coralline, soprattutto nelle acque calde. Non lontano da questi coralli, che costituiscono un habitat naturale ideale, si sono insediati gli animali. Alcuni di essi, grazie ai loro peduncoli, sono riusciti ad aggrapparsi saldamente al terreno. Qui si possono vedere blastoidi gialli, Orophocrinus e crinoidi rossi. Entrambi appartengono alla famiglia degli echinodermi. Questa famiglia vi è già familiare, poiché probabilmente avete incontrato alcuni dei suoi membri senza nemmeno saperlo. Gli echinodermi sono la famiglia dei ricci di mare e delle stelle marine, per esempio. Questi animali hanno uno scheletro interno costituito da cristalli di calcite. Questi cristalli di calcite possono essere organizzati in una rete leggera ma resistente nei tessuti dell'animale o, come nei ricci di mare, in placche calcaree che formano un carapace ricoperto da un sottile strato di cellule. Cullati dalle correnti marine, i nostri crinoidi e blastoidi scolpiscono la barriera corallina, fornendo un ambiente privilegiato per una varietà di specie accanto ai coralli. Potete incontrare numerosi molluschi di tutte le forme e dimensioni. I cefalopodi sono ben rappresentati in questo periodo. Eccone uno, una goniatite. Oggi si trovano numerosi fossili di questi animali, in particolare nel giacimento di Erfoud in Marocco. Le goniatiti hanno un guscio piuttosto insolito. Le camere sono separate da strutture a zigzag. Vi starete chiedendo a cosa servano tutte queste camere. Siete curiosi? La domanda è interessante e mi fa piacere che l'abbia posta. La più grande delle camere era l'alloggio dell'animale. Le altre camere, più piccole, erano riempite di gas. Queste camere svolgevano un ruolo idrostatico. Esistono tre tipi principali di scheletro. L'endoscheletro, come nell'uomo, l'esoscheletro, quando è all'esterno del corpo dell'animale, e l'idroscheletro. Lo scheletro è costituito da cavità riempite di liquido, che può essere sotto forma di gas, come nel caso della goniatite. Queste cavità sono circondate da muscoli. La pressione del fluido e l'azione dei muscoli circostanti modificano la forma del corpo e producono il movimento. Può nuotare o scavare. Le goniatiti avevano due occhi e tentacoli ben sviluppati,
ma la loro conchiglia arrotolava su un unico piano, per quanto esteticamente gradevole, non era un vantaggio per il nuoto. A proposito di scoperte biologiche, diamo un'altra occhiata a un animale che appartiene al genere degli stegocefali. Si tratta dell'ichthyostega. Si tratta di una specie di grandi dimensioni, lunga circa 1,5 metri, simile a un pesce o a una salamandra. Il suo scheletro è un po' insolito, soprattutto la parte delle ossa che collega le spalle e le anche alla colonna vertebrale. Il cingolo scapolare e il cingolo pelvico sembrano abbastanza robusti da sostenere uno stile di vita terrestre. Per quanto riguarda la forma, sembra proprio un pesce. Se ci si avvicina abbastanza, si può persino vedere che ha una coda che gli permette di nuotare facilmente e delle pinne che lo aiutano a navigare. Nell'oceano non mancano i pesci veri. Vi piacerebbe intravederne uno? Cominciamo con uno dei pesci più antichi che conosciamo, l'Arandaspis. Sebbene sia apparso per la prima volta nel periodo ordoviciano, ha svolto un ruolo importante nell'era del Carbonifero. Non ha mascella, ma è circondato da un carapace. Per questo motivo era probabilmente un animale filtrante. Ha un corpo affusolato e misura circa 15 cm. Se si osserva attentamente questo pesce, si capisce che non ha pinne. Per muoversi nell'acqua doveva usare la propulsione. La coda appiattita e verticale avrebbe svolto questo ruolo. Si muove un po' come un girino. Questo esemplare, l'Eustenopteron, è apparso nel periodo devoniano e ha vissuto sia in acqua dolce che salata. A differenza del nostro Arandaspis, l'Eustenopteron era dotato di pinne molto efficienti. Infatti la sua pinna posteriore gli permetteva di compiere rapide oscillazioni. Questa capacità era utile non solo per la fuga, ma anche per la caccia, dato che la mascella suggerisce che si trattava di un predatore. Climatius, anch'esso apparso nel Devoniano, è un membro della famiglia degli squali spinosi. Probabilmente viveva in branchi. Climatius era un nuotatore attivo con una potente pinna caudale e pinne stabilizzatrici. Si nutriva di altri pesci e, occasionalmente, di crostacei. La mascella inferiore era piena di denti affilati che, come quelli degli squali di oggi, si rinnovano automaticamente quando sono consumati. La mascella superiore, invece, era completamente priva di denti, ma questo non gli impedisce di nutrirsi. Sebbene questo pesce sia un buon cacciatore, deve comunque guardarsi le spalle. Sulla terra e in mare il pericolo è sempre in agguato. Questa volta si tratta di un temibile predatore, lo squalo incudine Stetacanthus, che si trova a pochi metri da questo banco di pesci. Si tratta di uno dei primissimi pesci cartilaginei che hanno vissuto sul nostro pianeta. Anch'esso si è acclimatato perfettamente sia alle acque salate che a quelle dolci. Lo Stetacanthus può misurare tra i 70 cm e i 2 metri. Una delle sue caratteristiche speciali sono i denticoli dermici. Forse servivano come difesa contro i predatori che avrebbero potuto avere la folle idea di attaccare un simile colosso marino. Rappresentava una vera minaccia non solo per i pesci, ma anche per gli squali più piccoli. È soprannominato squalo incudine per la sua pinna dorsale a forma di spazzola. Questa è la seconda specificità dell'animale. Tuttavia, è presente solo nei maschi. Gli scienziati ipotizzano che questa pinna a forma di incudine o di ferro abbia a che fare con la riproduzione. A proposito di riproduzione, c'è un altro fenomeno sorprendente avvenuto nel Carbonifero di cui dobbiamo parlare: la comparsa dell'uovo amniotico. È stato proprio studiando il Carbonifero che gli scienziati
hanno iniziato a identificare la presenza dell'uovo amniotico. Le loro ricerche e analisi hanno rivelato la presenza di un sacco amniotico, cioè di una sacca contenente un liquido che protegge l'embrione o il feto. Si tratta di un evento straordinario nel mondo degli organismi viventi. Questo fenomeno è una piccola rivoluzione nel mondo dell'evoluzione biologica. Ecco perché. Alcuni esseri viventi iniziano a emergere dall'acqua e a stabilirsi sulla terraferma. Ma non si passa da un ambiente acquatico a uno terrestre in un batter d'occhio. Ci sono molte fasi da attraversare e grandi evoluzioni da conquistare. L'uovo amniotico è solo una di queste. Perché, secondo voi, è così? Come può il sacco amniotico aiutare gli animali a sopravvivere sulla Terra? Beh, in un mondo acquatico l'acqua forma una sorta di barriera protettiva contro gli urti. Ma sulla terraferma non c'è nulla che protegga il nascituro. Il feto o l'embrione sarebbero in balia del minimo urto, della minima collisione. Per quanto piccolo, potrebbe essere fatale. Il piccolo sacco amniotico, costituito da una membrana e da un liquido chiamato amnios, protegge l'embrione dagli urti e dall'essiccazione. Si sviluppa in questo ambiente acquoso il liquido amniotico, che è essenziale per la sua sopravvivenza. La generazione successiva si sviluppa nel calore e nel comfort di un guscio, protetta dalle aggressioni esterne. Ci stiamo avvicinando alla fine del Carbonifero. Gli animali che abbiamo appena incontrato potrebbero aver assistito all'inizio della formazione di Pangea. Si tratta dell'inizio della collisione tra Gondwana e Laurentia Baltica, due grandi masse continentali. La collisione avvenne dapprima nelle Marittime, dal lato della Laurentia, e in Marocco, dal lato della Gondwana. L'ultima scossa si è verificata negli Appalachi. Più a ovest era ancora presente un pezzo di oceano. Questo ci porta alla fase successiva del nostro viaggio, il Permiano. Ecco Pangea, un'unica terra, e Pantalassa a perdita d'occhio all'orizzonte. In questo periodo la giunzione tra Euramerica, Asia e Gondwana prende davvero forma. Durante il Permiano diede origine al supercontinente che avevamo tanto atteso di incontrare. Ad eccezione di una parte dell'Asia sudorientale, queste terre si sono riunite in un unico supercontinente, Pangea. Questo si estendeva dall'equatore ai poli ed era circondato da un unico oceano, la Pantalassa o Mare Universale. A partire dal Permiano superiore non era più completamente sola, poiché un altro oceano, la Tetide, si aprì attraverso Pangea da est a ovest. Come si può immaginare, tali cambiamenti geografici, tali sconvolgimenti geologici e un'attività terrestre così significativa ebbero ripercussioni sulla vita sulla Terra. La Pangea è soggetta a grandi variazioni di temperatura e precipitazioni a seconda della stagione e dell'ora del giorno. Nel centro di Pangea, ad esempio, le temperature possono variare da 0 a 40 gradi centigradi nel corso di una sola giornata. Per molte specie queste condizioni mutevoli sono difficili da affrontare. Secondo gli scienziati, alcune di esse si sono evolute per adattarsi a questo clima difficile. Alcuni animali sono dotati di una sorta di velo, probabilmente termoregolatore, che permette loro di catturare il calore del sole al mattino e di evacuarlo durante il giorno. La maggior parte della Pangea centrale è arida, con temperature elevate e scarse precipitazioni, ma nelle regioni polari c'è ancora un ghiacciaio che dura dal periodo carbonifero. Dalla collisione e da questa nuova formazione di terre si può notare che il paesaggio si è evoluto. Prima di tutto le forme del terreno. Gli Appalachi, in particolare,
così come i Monti Urali e le Alpi austriache, sono più alti. Quest'epoca è stata anche segnata dall'avanzata del mare sulla terraferma. Il livello del mare rimase basso per tutto il Permiano. Questo fu anche l'inizio dell'invasione del Mar Triassico. La catena ercinica iniziò a erodersi sotto l'effetto degli elementi e i principali vulcani del Massiccio Centrale cessarono la loro attività. Come un effetto domino, tutti questi sconvolgimenti geologici ebbero un inevitabile impatto sugli organismi viventi, in particolare sugli animali terrestri. Il clima, come abbiamo visto, ha risentito di questi numerosi cambiamenti. L'attività terrestre è senza dubbio alla base di questi sconvolgimenti climatici. Durante il Permiano, il clima era molto più secco e caldo, almeno su una parte del globo, perché, come abbiamo appena visto, la precedente era glaciale persisteva ancora nell'emisfero meridionale. Queste variazioni di clima e temperatura hanno alterato la natura delle piante trovate in passato. Le piante che finora erano abbondanti dovranno ora sopportare il peso della siccità e della durezza di questo nuovo clima. Tra queste, i licopodi giganti e gli equiseti. Le felci da seme più piccole hanno sostituito i modelli più grandi. Anche le conifere sono in aumento. Il cambiamento non è radicale, naturalmente, ma prende forma gradualmente nel tempo. La vegetazione all'inizio del Permiano era abbastanza simile a quella del Carbonifero. Troviamo, ad esempio, l'Epidodendron e Sigillaria. Poi, però, è stata gradualmente sostituita da conifere come Walchia nell'emisfero settentrionale e Glossopteridales, che abbiamo osservato in precedenza nel nostro viaggio. In termini di fauna, il Permiano è un paradosso. È tanto sinonimo di sviluppo della vita sulla Terra quanto di estinzione di massa. Infatti, molte specie faranno il loro debutto sulla scena, ma un gran numero di esse si estinguerà anche a causa di nuovi vincoli ambientali. Ma non dipingiamo un quadro fosco. Se è vero che il Permiano è sinonimo di fine per molti animali, è anche sinonimo di vita e di evoluzione. Scopriamo una specie emblematica di questo periodo, il Dimetrodonte. In questa famiglia esistono diverse specie di dimensioni variabili. Per dare un ordine di grandezza, sono separate da oltre 3 metri. Il più piccolo è lungo circa 60 cm. Si tratta del Dimetrodon teutonis, ma è il più grande che ci interessa, il Dimetrodonte angelensis. Misura quasi 4 metri. La sua caratteristica principale è un velo di spine neurali allungate. Forma un'estensione delle vertebre. La vela è costituita anche da tessuti molli, probabilmente alimentati da vasi sanguigni. Questa particolarità di questo dimetrodonte gli avrebbe permesso di resistere alle variazioni di temperatura di alcune aree geografiche durante il Permiano. Ricordiamo che nel corso di una sola giornata, soprattutto nelle regioni aride della Pangea centrale, le temperature potevano passare da un estremo all'altro, da 0 a quasi 40 gradi centigradi in poche ore. Per sopravvivere, dovevano essere in grado di evacuare il calore dal corpo. Altri gruppi di animali si svilupparono gradualmente sulla Terra. Il Permiano è caratterizzato dalla presenza di rettili. L'uovo di cui abbiamo parlato prima, così come le squame e altre nuove capacità fisiologiche, permisero loro, grazie all'evoluzione biologica, di ritagliarsi gradualmente un posto sul suolo terrestre. Troviamo molti sinapsidi, un tempo noti come rettili mammiferi, anapsidi, pareiasauri, oltre ai pelicosauri, i famosi animali con veli termoregolatori di cui abbiamo parlato prima. I sinapsidi sono le specie dominanti del Permiano. Ecco il primo di essi, il Lycaenops ornatus.
Il suo nome significa faccia di lupo. Misura circa un metro e pesa circa 15 kg. Il suo cranio è piuttosto lungo e sottile. Nella sua bocca si possono notare delle zanne molto simili a quelle dei canidi. Si trovano sulla mascella superiore e inferiore. Possiede anche canini appuntiti e taglienti, ideali per infilzare le prede e lacerare la carne. Nel Permiano viveva anche un altro sinapside. Si chiama Inostrancevia alexandri. Anch'esso è un carnivoro. Il suo scheletro è molto robusto, il cranio largo e spesso e la dentatura molto avanzata, con canini più lunghi degli altri denti. Possono raggiungere i 15 cm di lunghezza. Inoltre, l'angolo di apertura della mascella è particolarmente ampio. Poteva afferrare la preda con facilità e infliggere morsi mortali. Su questa roccia si trova Edaphosaurus boanerges, anch'esso appartenente alla classe dei sinapsidi. A differenza degli altri due, ha una vela dorsale. Misura tra i 50 e i 3 metri per gli esemplari più grandi. La vela gli permette di regolare la propria temperatura. Assorbe ed evacua il calore in base alle sue esigenze. Erbivoro è anche un tetrapode. Ciò significa che ha due paia di arti e la respirazione è polmonare. Il gruppo Dinocephalus ha un cranio molto più spesso e massiccio. Il gruppo Dinocephalus era ampiamente presente anche durante il Permiano. Questi animali variano per forma e dimensioni. Possono anche avere una dieta molto diversa. Alcuni sono carnivori o onnivori, mentre altri sono erbivori. Il dinocefalo Tapinocephalus, come l'Ulemosaurus, è uno di questi grandi erbivori. Pesa fino a 2 tonnellate ed è lungo circa 4,5 metri. Finora abbiamo sempre parlato di specie carnivore. Questo diencefalo è il primo animale ad adottare una nuova dieta nella storia della vita. È stato uno dei primi grandi erbivori. Nonostante il suo corpo massiccio, era la preda preferita del dinocefalo Titanophoneus. Per dare un'idea delle sue capacità predatorie, il suo nome significa assassino titanico, in greco antico. Misura 3 metri di lunghezza. La testa da sola misura oltre 80 centimetri. Uno dei dinocefali onnivori del Permiano era l'Estemmonosuchus uralensis. Il suo nome significa coccodrillo coronato. È molto impressionante. Il suo cranio presenta protuberanze craniche. Queste sono come corna sulla fronte. Sebbene l'animale possa misurare facilmente 4 metri di lunghezza, il suo cranio rimane molto imponente in proporzione al resto del corpo. La sua lunghezza supera i 68 centimetri. Il Permiano è caratterizzato anche dalla presenza di numerosi rettili che si sono perfettamente acclimatati alla vita sul continente. Tra questi, Aphelosaurus lutendensis, un rettile lungo meno di un metro. Un membro molto più massiccio del genere è Scutosaurus. Il suo nome significa lucertola scudo. A differenza di molti rettili, teneva le zampe sotto il corpo. Questo gli permetteva di sostenere il suo imponente peso, che sfiorava la tonnellata e misurava tra i 2,5 e i 3 metri di lunghezza. Un altro esemplare che vorrei presentarvi è l'Eudibamus. È molto più piccolo dello scutosauro, vero? È lungo appena 25 cm, ma vale la pena di fermarsi un attimo per guardarlo da vicino. Ho voluto presentarvi questa lucertola perché, a differenza di tutti gli altri vertebrati incontrati finora, ha un'andatura molto particolare. Come potete vedere, cammina sulle due zampe posteriori. È probabilmente il primo vertebrato bipede della storia del nostro pianeta. Approfittiamo della nostra piccola gita lungo questo specchio d'acqua
per parlarvi ancora una volta degli anfibi. Il loro aspetto è molto particolare e sono in realtà molto diversi tra loro, nonostante appartengano alla stessa classe. Il primo è un Platyhistrix. Ha un corpo abbastanza compatto, zampe corte e coda. Ciò che lo distingue dagli altri è la vela dorsale. Come alcuni sinapsidi, ha un velo dorsale che gli dà l'aspetto di un porcospino. Sul dorso e lungo la coda si notano anche spesse placche dure. Questo era senza dubbio un mezzo di difesa contro i predatori. Il secondo anfibio che vorrei presentarvi è un Eriops megacephalus. Con i suoi 2 metri di lunghezza e 200 kg di peso, è un animale piuttosto imponente. Sembra un incrocio tra una rana e un coccodrillo o un'enorme salamandra. I suoi 4 arti e la lunga coda sono chiaramente visibili. Come le rane, ha denti ricurvi che lo rendono un carnivoro. Ha anche 3 paia di zanne ricurve all'indietro. Questo ci dà un indizio del suo stile di caccia. Intrappola la preda e la inghiotte. Ciascuna delle sue sporgenze ossee, rivolte all'indietro, spinge il pasto un po' più in fondo alla gola. La sua dentatura gli permette di afferrare con facilità anche le prede più scivolose. Veniamo ora alla Diplocaulus. Si tratta di un anfibio lepospondilo che può raggiungere il metro di lunghezza. Si conoscono individui di varie dimensioni. Si riconosce per il cranio a forma di boomerang. Lo scopo di questa protuberanza sulla testa non è chiaro. Gli scienziati hanno avanzato diverse ipotesi al riguardo. La prima è che i suoi piccoli arti e la coda corta non lo avrebbero reso un ottimo nuotatore. Il suo cranio poteva forse fungere da vela subacquea, permettendogli di appoggiarsi alle correnti oceaniche e di risalire in superficie, o al contrario, di sprofondare dolcemente sul fondo. La seconda ipotesi è di natura più difensiva. Infatti, data la sua forma, il Diplocaulus sarebbe un animale piuttosto difficile da ingoiare. L'ultima teoria suggerisce una sorta di funzione mimetica. La pelle ampia e flessibile che riveste la parte ossea a forma di boomerang potrebbe essere stata di colore molto simile al fondale marino del suo habitat. L'anfibio poteva quindi appostarsi a terra e attendere pazientemente il passaggio di una preda. Approfittiamo della nostra immersione in acqua per fare un tuffo nella pantalassa. Che ne dite? L'aria è secca e il caldo difficile da sopportare, quindi l'acqua ci rinfrescherà. E chissà, potremmo anche incontrare qualche nuova specie. Eccoci nell'immenso oceano. Come potete vedere, la barriera corallina è cambiata molto. Sono più grandi e più ricche, e le specie che vi abitano sono molto più varie. I coralli sono tornati, naturalmente, sia coloniali che solitari, ma non sono più gli unici costruttori esperti che danno forma all'architettura di queste preziose barriere. Le spugne hanno permesso di estendere questo riparo a un numero infinito di specie. Guardate questa spugna, lunga oltre 2 metri. È una gigantospongia, una spugna gialla. Anche i brachiopodi amano questo angolo di oceano. È un paradiso di cibo e nascondigli. Le barriere coralline forniscono loro cibo, ma anche protezione dai predatori più temibili e pericolosi. Quando questo non basta, la natura rimescola le carte evolutive. Qui potete vedere un brachiopode un po' speciale. Si tratta di un Nautiloides cooperoceras. Osservate attentamente il guscio e noterete che è ricoperto di spine. Sono filtratori, cioè si nutrono di organismi molto piccoli, come lo zooplancton e il fitoplancton.
o di particelle organiche in sospensione. A volte vengono anche chiamati mangiatori in sospensione. Questi animali sono dotati di un sistema che filtra l'acqua per catturare solo i microorganismi. Altri animali hanno adottato la stessa dieta filtrante, tra cui alcuni molluschi come i molluschi lamellibranchi. Nell'oceano Pantalassa i molluschi pullulano di vita. Cefalopodi, goniatiti e nautilus si sono sviluppati ampiamente nell'area circostante. Sono di tutte le forme e dimensioni, ma tutti questi crostacei devono guardarsi le spalle perché un rettile acquatico, il mesosauro, è noto per il suo feroce appetito. Misura circa un metro e ha denti lunghi e affilati. Usa la forza della coda e delle zampe per spingersi nell'acqua. Quando la fame si fa sentire, va a caccia. Plankton, uova di pesce, piccole larve e crostacei non possono competere con i suoi denti affilati. Questa lucertola acquatica deve aver incrociato anche i numerosi pesci che popolano l'oceano. Pesci cartilaginei, pesci ossei con pinne raggiate e pesci ossei con pinne carnose hanno invaso l'oceano. Questi pesci sono in allerta. Il pericolo è in agguato. In lontananza, sulla loro scia, un helicoprion è sulle loro tracce. È un membro della famiglia degli squali. Misura tra gli 8 e i 10 metri di lunghezza. La sua mascella inferiore è una vera e propria macchina da guerra, con una struttura dentale a spirale. Questa spirale misura 30 cm di diametro e conta ben 160 denti. Ognuno di noi ha trovato il proprio posto. Ogni specie si evolve e partecipa al grande ciclo della vita. Stiamo per lasciare questo mare, agitato dalla caccia, nelle profondità. Eppure, così calmo in superficie. Tutti gli animali che abbiamo incontrato, sia marini che terrestri, difficilmente avrebbero potuto immaginare ciò che stava per accadere. Un'estinzione di massa senza precedenti. Le cause di questa estinzione, della scomparsa di migliaia di specie, sono ancora oggi poco chiare. Sono state avanzate molte ipotesi. La prima evoca l'asfissia degli oceani. Un'altra pone l'accento su una forte attività vulcanica. Un'altra ancora suggerisce un forte abbassamento del livello del mare. Secondo uno studio del 2019 pubblicato sulla rivista Nature, le piante e la vegetazione furono le prime vittime di questa estinzione. Gli scienziati hanno trovato tracce in diverse parti della Terra di grandi quantità di nickel rilasciate nell'atmosfera a seguito di eruzioni vulcaniche in Siberia. Questo avrebbe avvelenato la vita vegetale. La massiccia scomparsa delle piante ha portato alla scomparsa degli erbivori, seguiti dai carnivori. Questo evento che ha colpito la vegetazione è una delle due estinzioni di massa di piante. L'altra è stata il crollo della foresta pluviale del Carbonifero 305 milioni di anni fa. L'estinzione del Permiano-Triassico ha portato alla perdita del 95% delle specie marine e del 75% di quelle terrestri in meno di 4 milioni di anni. La conseguenza di questa estinzione di massa, dovuta all'esaurimento dell'ossigeno nell'atmosfera, favorì le specie dotate di sacche aeree, tra cui gli antenati dei dinosauri. È così che gli arcosauri, che comprendono i coccodrilli, i dinosauri e gli pterosauri, nonché alcuni sinapsidi, come i cinodonti, antenati dei moderni mammiferi, sono sfuggiti all'estinzione di massa. È ora di lasciare questo paesaggio desolato e di partire per il Triassico.
lasciamo il Paleozoico per muovere i primi passi nel Mesozoico. La prima era del Mesozoico, il Triassico, è anche l'ultima tappa del nostro viaggio. Infatti, l'attività della Terra sta per cambiare nuovamente l'ordine delle cose. La natura è in continua evoluzione. Nulla è mai uguale a se stesso. Tra qualche milione di anni, gli animali non saranno più in grado di passare da un continente all'altro senza difficoltà e con i piedi asciutti. Pangea inizierà gradualmente la sua lenta frammentazione. Prima di parlare di questo fenomeno, dobbiamo raggiungere l'oceano Pantalassa finché siamo in tempo. Presto anche qui il paesaggio marino non sarà più lo stesso. Abbiamo lasciato l'oceano con una nota tragica per tutti gli organismi viventi di questa epoca. L'oceano si sta ancora riprendendo da questa grande estinzione. Il Triassico inferiore è caratterizzato da una lenta e difficile ridiversificazione delle specie dopo la crisi del Permiano-Triassico. Quasi tutte le specie sono state cancellate dalla mappa. Le barriere coralline stanno lottando per recuperare, rinnovarsi e ricostituirsi. È nell'oceano che la vita è nata sulla Terra. L'oceano riuscirà a risorgere dalle sue ceneri. Sebbene i coralli siano quasi scomparsi, alcune specie sono sopravvissute e ora stanno gradualmente tornando a vivere in fondo al mare. I coralli esacoralliari stanno sostituendo i coralli tetracoralliari. Anche le alghe calcaree sono architetti inestimabili che arricchiscono e diversificano le giovani barriere coralline. Forniscono un ambiente straordinario per i molluschi, come questo grazioso cefalopode, un ammonite Ceratites semipartitus, un mollusco con una conchiglia arrotolata. Altre specie cercano di farsi spazio nell'immenso oceano. Guardate, ecco un crinoide. I crinoidi sono echinodermi, come le stelle marine o i ricci di mare. Anche i rettili invadono l'ambiente marino. Placodonti, notosauri e ittiosauri popolano le acque calde. Iniziamo il nostro viaggio scoprendo alcuni placodonti, sauropsidi marini del Triassico. Appartengono ai diapsidi marini, il cui corpo è protetto da un carapace formato da costole allargate o addirittura fuse in alcune specie. I loro grandi denti, simili a ciottoli, schiacciavano le conchiglie che strappavano dal fondo marino. Potevano anche strapparle dalle rocce grazie ai denti appiattiti nella parte anteriore delle mascelle. Sono tutti molto grandi, la maggior parte tra i 2 e i 3 metri. Nonostante le dimensioni, non sono grandi carnivori in senso stretto. Come abbiamo detto, si nutrono principalmente di bivalvi, brachiopodi e altri piccoli invertebrati. Hanno denti piatti, piuttosto grandi e sporgenti, che permettono loro di schiacciare facilmente anche i gusci più solidi. Ecco un placodonte di questo tipo. I placodonti hanno forme diverse. Alcuni sono piuttosto allungati, come Placodus e Paraplacodus, mentre altri sono più simili a tartarughe, come Psephoderma o Placochelys. Quest'ultimo, Placochelys, ha un carapace. È ricoperto da una serie di protuberanze ossee che gli conferiscono una struttura rigida e solida. Si tratta della cosiddetta protezione osteodermica. Questa struttura negli strati dermici della pelle è un mezzo di difesa contro molti predatori. Dopo un timido tentativo nel Permiano, i diapsidi hanno invaso anche l'ambiente marino. Anche il notosauro, che vediamo qui a caccia, è una creatura mista, come i nostri ultimi placodonti, ma questa volta non nell'aspetto, bensì nell'ambiente di vita. Lungo circa 3 metri, ha corte zampe palmate e un collo allungato, che termina con una testa appiattita. Le mascelle irte di denti lunghi e affilati non lasciano dubbi sulla dieta ittica dell'animale. Si divideva tra terra e acqua, un po' come le foche di oggi. Sebbene questi notosauri
si trovassero più spesso in acqua per nutrirsi di pesce, potevano anche issarsi sulle spiagge per riposare e godersi il calore del sole. Gli scienziati ipotizzano che venissero in superficie anche durante la stagione della deposizione delle uova. Quindi deponevano le uova sulla terraferma, proprio come le tartarughe marine che conosciamo. Lasciamo che questo notosauro si goda il suo pasto e continuiamo le nostre indagini su un nuovo gruppo, gli ittiosauri. Gli ittiosauri sono vertebrati marini diapsidi. Sono in qualche modo simili ai delfini. Il Californosaurus è lungo circa 3 metri. Ha una testa con un lungo muso. Tuttavia, sembra piuttosto piccolo in proporzione al resto del corpo. Ha anche una coda ricurva e una piccola pinna verticale sul dorso. Utazzosaurus condivide alcune caratteristiche con il nostro precedente diapside marino. La testa è piccola, mentre il resto del corpo è molto più massiccio. Inoltre, sui fianchi, sono presenti due paia di pinne. A l'Utazzosaurus manca però una pinna dorsale. Ciò non gli impedisce di essere un eccellente nuotatore. Come Utazzosaurus, Caosaurus jayshanensis non ha una pinna dorsale. È anche molto più piccolo, misura meno di 2 metri e pesa tra i 10 e i 45 kg. La sua spina dorsale gli permette di ondeggiare un po' come un'anguilla. Vive nelle acque poco profonde delle piattaforme continentali. Anche Myxosaurus è un ittiosauro primitivo e misura tra 1 e 2 metri di lunghezza. Il Myxosauro ha mascelle lunghe e strette con denti affilati, perfettamente adatti alla pesca. Si colloca tra gli ittiosauri primitivi e le forme più evolute. Ha una piccola pinna dorsale e un profilo a forma di pinna sulla parte superiore della coda. Questa pinna è sostenuta da una spina dorsale leggermente arcuata. Gli arti hanno la forma di pale natatorie, con quelli anteriori più grandi di quelli posteriori. Ogni pinna ha 5 dita. Questi ittiosauri si sono probabilmente incrociati con Perleidus, un pesce attinopterigiano. Gli attinopterigi sono pesci ossei, le cui pinne sono sostenute da raggi. Il Perleidus misura 15 cm, è dentato e la sua mascella ha un ampio angolo di apertura. Ha anche pinne dorsali e anali, che gli conferiscono una certa facilità di movimento in acqua. Un altro pesce comune del Triassico è il Boba satrania. È riuscito a sopravvivere all'estinzione del Permiano Triassico. Vive nelle acque costiere poco profonde al largo di Pangea. Ha diversi tipi di pinne ed è un ottimo nuotatore. La sua forma è piuttosto allungata e rotonda. I suoi denti sono piatti e solidi e gli permettono di nutrirsi di conchiglie, le frantuma e le macina. A proposito di conchiglie, questo ci porta a un altro argomento. Il clima globale rimase caldo per tutto il Triassico e alla fine del Triassico questo clima particolare ha favorito la comparsa di un nuovo tipo di plancton, il plancton a guscio calcareo e il nanoplancton, che avrebbe modificato profondamente l'ecologia e la catena alimentare marina, nonché la chimica degli oceani. Il plancton non è più essenzialmente vegetale, ma anche animale. Prima di lasciare l'oceano, vorrei presentarvi un'ultima specie marina. Ecco un rettile marino sorprendente, l'Atopodentatus unicus. Ha un corpo molto allungato, arti piuttosto grandi rispetto a quanto visto finora e una testa singolare. Questa forma particolare suggerisce che si tratta di un animale microfago sospensivoro. In altre parole, si nutre di organismi molto piccoli e di particelle di cibo organico filtrando l'acqua in sospensione. Ma dopo aver osservato nuovi fossili e resti di questi animali, si è scoperto che si trattava di un erbivoro. Questo lo rende uno dei più antichi rettili marini erbivori conosciuti.
Durante questo viaggio avrete avuto la possibilità di scoprire molte specie iconiche del loro periodo. Ma è già tempo di continuare il viaggio, lasciandosi alle spalle il vasto oceano e dirigendosi verso la terraferma. Lì vedrete come la natura sta lentamente tornando a vivere. Sebbene non sia mai veramente scomparsa, si stava esaurendo e si stava impoverendo sempre di più. Lycopodiales, Cicadales, Gincophytes e Glossopterides hanno gradualmente lasciato il posto alle conifere. Oggi la copertura vegetale è sempre più rigogliosa, soprattutto nell'emisfero settentrionale. Tuttavia, le grandi dimensioni di Pangea hanno indubbiamente limitato l'influenza dell'oceano sul suo clima, per cui grandi deserti si estendevano al centro di Pangea. Qui le condizioni di vita erano molto più difficili, persino ostili. Mentre pochi anfibi e mammiferi sopravvissero alla crisi del Permiano-Triassico, i rettili diapsidi divennero sempre più importanti. Uno di essi, l'Archosaurus, ha addirittura svolto un ruolo chiave nell'evoluzione biologica. Secondo gli studi scientifici, l'Archosaurus ha dato origine a coccodrilli, dinosauri e pterosauri, ma anche a gruppi scomparsi alla fine del Triassico, come i fitosauri, gli aetosauri e i rauisuchi. Questa Euparcheria è uno degli archosauri più noti del suo tempo. L'Euparcheria capensis ha un corpo snello, una lunga coda e una testa allungata. È un piccolo esemplare rispetto a quello che abbiamo incontrato poco fa. Misura circa 55 cm e pesa appena 10 kg. Ha denti piccoli e pungenti e un artiglio appuntito sul pollice. Questo gli permette di scavare alla ricerca di insetti o piccoli anfibi sepolti nel terreno o nel legno. Qui i grandi predatori sono numerosi e pericolosi. Per trovare il suo posto nel ciclo della vita e provvedere alle sue esigenze nutrizionali, questa piccola Euparcheria ha trovato la risposta: la velocità. Le sue zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, gli permettono di correre per brevi distanze, sia per sfuggire a un predatore, sia per stanare una preda. Un altro diapside arcosomorfo è presente nell'area. Questa volta si tratta di un membro della famiglia dei Rhynchosaurian. Si tratta di Hyperodapedon huxleyi. Ha un cranio corto e triangolare, mascelle perfettamente incastrate e diverse file di denti. La mascella inferiore ha due file di denti, una sul bordo superiore e un'altra un po' più bassa sul bordo interno. Ha anche una premaxilla o osso incisivo. Si tratta di un osso cranico diviso, situato nella parte anteriore della mascella superiore e dotato di denti. Questi ultimi possono essere visti sporgere dalla bocca. Nonostante tutta questa armata dentaria, l'Hyperodapedon huxleyi è un erbivoro. Chi l'avrebbe mai detto? Si nutre di piante resistenti. Per farlo dispone di potenti muscoli masticatori. Anche gli artigli sono una risorsa che gli permettono di nutrirsi più facilmente. Può graffiare il terreno e scavare radici e tuberi. L'animale che si avvicina, invece, è tutt'altro che un erbivoro. È infatti un cugino del coccodrillo. È un rettile rauisuchiano, il Ticinosuchus. Tutto il suo corpo è ricoperto da una vera e propria armatura di placche ossee, escrescenze composte da chitina, dentina o cheratina, presenti soprattutto nei coccodrilli. Gli arti si trovano direttamente sotto il corpo, quasi in verticale. Ha un'articolazione della caviglia più evoluta e complessa che lo rende un predatore formidabile. È veloce ed efficiente e caccia rettili e pesci. Anche il Thanistropheus, che vi presento ora, è molto diverso dagli altri membri del gruppo dei rettili.
Questa volta ha un collo lunghissimo di 3 metri e misura quasi 6 metri in totale. La coda e il collo sono davvero impressionanti. Questo Tanistropheus è ancora piuttosto enigmatico. Gli scienziati hanno avanzato 2 ipotesi sulla sua dieta e sul suo stile di vita. La prima è che usasse il suo lungo collo per arrivare in alto sugli alberi e stanare i piccoli rettili arboricoli. Altri pensano che fosse un mangiatore di pesci. Non è adattato alla vita acquatica, ma può viaggiare lungo la costa e, grazie al suo lungo collo, raggiungere i banchi di pesci in riva al mare. Ecco un Trinaxodon che appartiene ai sinapsidi. Il Trinaxodon è lungo circa 50 cm e pesa 3 kg. È simile sia a un rettile sia a un mammifero e condivide con entrambi i gruppi una serie di criteri. Ha una postura semi-eretta degli arti, questo lo avvicina ai rettili, ma possiede anche vibrisse e probabilmente un corpo ricoperto di pelliccia. Un'ipotesi suggerisce addirittura un principio di omeotermia, cioè una temperatura interna indipendente dall'ambiente che occupa. Tuttavia, queste caratteristiche sono più strettamente legate a un mammifero. Se è riuscito a sopravvivere alla crisi del Permiano, è senza dubbio grazie al suo stile di vita. Questo animale notturno è un cunicolo. La sua dentatura è differenziata, con incisivi, canini e molari. Caccia piccoli erbivori e invertebrati. Durante il Triassico erano presenti molti insetti. Anche in questo gruppo ha avuto luogo l'evoluzione biologica, con la graduale comparsa dei primi insetti completamente metamorfizzati. La metamorfosi completa è nota anche come sviluppo olometabolico. Ciò significa che la metamorfosi passa attraverso 4 stadi distinti: uovo, larva, ninfa e imago o adulto. Questo è il caso di coleotteri, ditteri e lepidotteri. Nel Triassico si potevano osservare coleotteri come Cardiocine elegans e Cardiocine obesa. A proposito di evoluzione, il Triassico fu segnato dall'arrivo dei primi dinosauri del pianeta. Essi arrivarono alla fine del Triassico. Non si può quindi lasciare il Triassico senza averne incontrato una manciata. Cominciamo con un esemplare di medie dimensioni, Coelophysis. Vive in prossimità dei corsi d'acqua e può crescere fino a 3 metri di lunghezza e circa 1 metro di altezza. I più grandi pesano tra i 15 e i 30 kg. Ha denti simili a coltelli curvati all'indietro per nutrirsi di piccoli animali, come lucertole e piccoli mammiferi. Ma può anche cacciare in branco. Può quindi attaccare animali molto più grandi, come il Placerias, un erbivoro che pesa quasi 1 tonnellata. L'Eoraptor, invece, viveva in pianure alluvionali, dove l'attività vulcanica è molto forte. Le variazioni stagionali sono comuni e le piogge abbondanti sono frequenti nella regione. Lungo 1 metro e alto 40 cm, questo piccolo dinosauro è bipede e pesa appena 10 kg. Qui abbiamo uno dei rari esemplari onnivori. Si nutre non solo di piccoli animali, ma anche di foglie e frutti teneri. La sua unica tattica di difesa è la fuga. La costruzione del suo scheletro e la posizione degli arti gli conferiscono una grande velocità di movimento. Un altro dinosauro tetropode, delle stesse dimensioni, viveva nelle regioni paludose. Qui trovava insetti, lucertole e altre piccole prede in abbondanza, oltre a numerosi nascondigli dai predatori più grandi, come i carnivori arcosauri. Il Procompsognathus era lungo poco più di 1 metro, ma non molto alto, appena 30 cm. Pesava non più di 2,5 kg. Anch'esso era bipede, ha braccia corte e mani con 3 dita artigliate. Ha anche un muso piuttosto lungo e numerosi piccoli denti che gli permettono di sbranare le prede.
Deve però guardarsi dal Ticinosuchus ferox o dal Rutiodon carolinensis, entrambi i principali predatori del Procompsognathus. Tutti questi animali si sono probabilmente incrociati anche con due erbivori che vivevano nella stessa regione, Plateosaurus o Efrasia. Plateosaurus è un dinosauro sauropodomorfo di quasi 4 tonnellate di peso. Era lungo 8 metri. Sebbene camminasse su 4 zampe, all'occorrenza poteva anche correre sulle due zampe posteriori. Il Plateosauro aveva una testa piccola e un corpo allungato. Gli arti forti e robusti e la coda lunga e pesante erano dotati di muscoli potenti. Il suo lungo collo gli permetteva di raggiungere il fogliame a 3 o 4 metri da terra. L'Efrasia è anche bipede e quadrupede. Questo erbivoro ha un osso premascellare con 4 denti. Utilizzava gastroliti, pietre dello stomaco, che inghiottiva e conservava nello stomaco per aiutare a macinare cibo e fornire minerali. Vorrei concludere questo viaggio nel Triassico con uno dei dinosauri più antichi, o meglio uno dei primissimi della sua specie. Forse non è l'antenato di tutti i dinosauri, ma è senza dubbio un parente stretto. Herrerasaurus ischigualastensis è lungo 3 metri, è esclusivamente bipede ed è un predatore in grado di attaccare praticamente qualsiasi vertebrato nel suo ecosistema. Ha una mascella molto articolata e denti ricurvi per lacerare la carne. Il braccio e l'avambraccio sono piuttosto corti, mentre la mano è allungata. Le prime due dita e il pollice terminano con artigli affilati e ricurvi per afferrare le prede. Il quarto e il quinto dito sono monchi, senza artigli. Le zampe posteriori sono forti, con cosce corte e piedi abbastanza lunghi, il che indica che probabilmente era un corridore veloce. La coda, parzialmente irrigidita, bilanciava il corpo ed era anch'essa adattata alla velocità. Sebbene condivida la maggior parte delle caratteristiche dei dinosauri, vi sono alcune differenze, in particolare nella forma delle anche e delle ossa degli arti posteriori. È indubbiamente un rappresentante molto primitivo dei dinosauri e uno dei più antichi finora conosciuti. Questo, come tutti gli altri, probabilmente non è pronto per ciò che lo aspetta. Sebbene Pangea abbia iniziato a fratturarsi alla fine del Permiano, i cambiamenti si sono fatti sentire solo alla fine del Triassico. I sistemi di fratture separano il Nord America dall'Africa. Queste fratture sono trincee di crollo situate lungo una frattura della crosta terrestre durante il processo di estensione. La Pangea ha subito questa frattura in due fasi. La prima è iniziata con l'apertura della Tetide, lungo un asse est-ovest che separava la Laurasia a nord e la Gondwana a sud. Durante il Cenozoico fu il turno dell'Oceano Indiano di aprirsi. Le placche migrarono verso nord e si aprì anche l'Oceano Atlantico. Allo stesso tempo, l'ascesa della placca arabo-africana e la chiusura della Neotetide portarono alla formazione della fascia alpina. Questi cambiamenti radicali, questa frattura della Terra, questa attività interna della Terra, avrebbero avuto conseguenze irreparabili sia sul paesaggio, sia sul clima, sia sulla vita stessa. Come è avvenuto tutto questo? Come hanno vissuto gli animali in questo periodo? Cercheremo le risposte nel nostro prossimo viaggio.